porca! Benvenuti ragazzi, io sono Gisius, Matthews e Matthew. E ok, e oggi siamo su Outlast. Per la nostra gioia. Per la mia. In realtà questo gioco me lo sta consigliando un mio amico, tipo da... il mio compagno di classe da tipo 8 mesi. Mi fa, giochi ad Outlast. Spero che muoia male. Sto giocando ad Outlast, va bene? No, ok, sì, no, questo è inquietante. Al Gisius, la telecamera. Sì. Niente. Meglio di niente. Dovremmo iniziare, no? Quindi se non lo guardi, vai. Adesso Outlast io ti picchio giù. Possiamo cominciare? Io non voglio iniziare. Prego. No, veramente. Outlast contiene scene di violenza. Sangue, cioè, contenuti di carattere sessuale, linguaggio esplicito. No. Buon divertimento. Eccoci qua. Perfetto. Comportamento del bestiale. Anziamo lascio stessa da fare tanto perché se vedi il cocchio voi, no? Fino a Silverstone. Sì, potete anche ignorare sta merda. Sì. Perché c'è scritto press? Dove press? Scritto press. Stampa. Schiaccia. Stampa. Schiaccia. Pugno. Da notare che il manicomio è piccolo da fuori, ma da dentro sembra... è piccolo, cioè c'è un castello dal tipo. Sì, infatti sì. È piccolo. E dietro, da dentro, dietro, sotto, sopra. Sopra, i condotti. Gesù. Giuseppe. Maria. Orsi dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi perché l'abbiamo fatta. Ma non è tanto, stupido. Non è tanto quello, cioè... Sì, è tanto quello. Tu vai in manicomio per... documentare queste scene, cioè, di atti. No, ma è... Dopo inizia a trovare persone con impalli superiori. Cioè, no. Ecco, capitelo. E lì inizia un pochino, però tu no, tu devi andare avanti, perché tu sei... Secondo la telecamera. Cosa spoilerate? Perché lo sanno tutti. C'aveva il dito pixeloso. Bene, 17 settembre 2013, bla, mi conosci, devo fare in fretta, forse mi controllo. Secondo te qualcuno leggerà questa cosa? No, via. Perfetto. Viva le batterie. Ma che dito che hai, amico? Che dito sexy. Comunque stavo dicendo una cosa anche molto onorevole. Come ha fatto a tenere la mano in quella posizione lì? E come ha fatto a mettere le batterie se lì c'è lo sportello per aprire? Boh, vabbè. Si apre per così. No, ci sono batterie magiche. Comunque, penso che tutti voi conosciate la storia di Outlast. Voi siete una persona che è venuta in questo manicomio per documentare i fatti che stanno avvenendo. Una persona stupida. Persona molto stupida. Quindi il vostro compito è di documentare con una videocamera il più possibile. Devi aprire. Ding dong. Scusi, è per me. Di violenza. Ah, mi ha distrutto un tipo. Sono il lupo mangia fuori. Cos'era quello? L'Outlast Dance. Perché si muove questo? C'è il vento. C'è il vento. È sempre colpa del vento in qualsiasi horror, no? Chiedono, vento. Cos'è stato quello? È il vento. Tipo, c'è un mostro che ti sta per stupare. È il vento. Guarda, è un morto. L'ha ucciso il vento. Questo è un... Vabbè, stavo cercando di dire che... ci cambiamo a ogni morte, cioè ogni volta che qualcuno di noi muore, tocca all'altro. Ci cambieremo ogni 2 secondi. No, beh, dai, seriamente, ogni morte ci cambieremo il controller, diciamo. Ma che bello salire tipo le scale, così. Ora sequenza alla Ezio Auditore. Sequenza. Allora, innanzitutto, perché non siamo passati dalla porta d'ingresso? Perché lui deve entrare da una finestra. Lui è rivoluzionario. Se mi tuffo? Il salto della fede, non credo che funzioni su questo gioco. Figa, sono vivo. Non ci credo. Tu l'hai fatto apposta per passarci il telecomando. Esatto, sì. Io lo sapevo. È vero. Adesso devo essere veloce prima che si riprenda, così mi tuffo ancora. Dai. Sì. 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 No. No. Sì. Sì. No. Si è buggato. No. No, vai. Vaffanculo. Il peggio bug. Entro? Non entro? Non entro. Ok. Sarà una lunga serie. Salve anche a lei. Buonasera. Scusi, è permesso, siamo l'elettricista. Volevo riparare la lampadina che si è appena esplosa, tipo male. Bene. Ma vedo che mettete in ordine le cose come faccio io a casa mia. Mi piace molto questo design. Molto. Mi sa che... Al diavolo, cominciamo. Gesù. Ah. Scusa, non me la ricordavo. Io non ci ho mai giocato. Io sì, poco a poco. Ma io non c'è... Sì. Perché la TV c'è assatanato dietro? Sì, sì, non lo... Sangue. Qualcuno ha avuto una... Ale maestro. No!
lamina dal naso. Una. Non mi ricordo che fosse una batteria. Ma non è più. Batterie casuali. Io non mi ricordo di averci mai giocato perché non ci ho mai giocato. Apri piano. Qualcuno risponde? Sì, stavo ordinando le pizze, stavo ordinando le pizze. Mi scusi, posso rispondere alla pizza? Le mie pizze! Adesso vedi che fa il buco del fuoco. Ah! Documentazione. Beep. È molto preoccupante. Ciao! Perché? Cioè, uno chiude. Uno, naturalmente uno apre i documenti, quando li chiude c'è un altro. È stato il vento. È stato il vento. Stato il vento ha chiuso la porta. Il vento la sta tenendo chiusa. Qualcuno vuole una Coca-Cola? No, no. Aranciata amara, grazie. Un bel intestino tenue. No, cos'è? Con una Coca-Cola si accompagna da. C'è un condotto, sali sul condotto. Ricordate che i condotti qua non è come ad Alien Isolation che. Ci ti avvicini magari. Sono più sicuri qua i condotti. No. Ah, ma magari una pulizia tipo ci troviamo i ragni grossi così. Spider. Ma buongiorno! Vedi che persona educata, richiude la porta! Però la faccia mi lascia un po'. Se gli venisse l'infarto sembra molto più educato. Oh! Sì? Una porta! Ah! Non me l'aspettavo per niente! Non me lo ricordavo! Porta! No, no, era quello. Lei assomiglia tanto al tizio educato che chiudeva la porta di prima. Ma qua c'è gente appesa per i piedi senza testa. Questo assomiglia a mio zio. Senza testa. Ah, è senza testa. Senza testa, No, pensavo che fosse morto per il sangue la testa, ma vedo che la testa non ce l'ha più, quindi è morto perché non aveva la testa. L'ha persa. Un altro, ma che gioia. Ma siamo in macelleria che appena. Ma abbiamo una collezione qua, guarda, qua c'è zio Pino, zio Luigi. Cos'è stato? Questo è vivo. Insomma, si hanno chiusi. Sono fuggiti. Non puoi battere lì, devi nasconderti. Unlock the main doors for security control. Ma posso vedere dove c'è la computer? Sì, certo. No, 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 vicino alla gamba. Vicino. Però mi sorprende come sia ancora lì. È deceduto. Ma avete notato che assortimento di teste che avete sul comodino? Bella collezione. Sì, Ce l'ho, mi manca. Quello è questo qua, l'ho rovesciato, mi manca. Questo qua mi manca. Questo ha fatto una brutta fine, secondo me. Ma quale di questo non ha fatto una brutta fine? Tutti. Qui c'è mezzo corpo. E non è ancora morto quello là, non vorrei far notare. Anzi, sto ancora ansimando. Ma no, tirarlo giù. In realtà siamo noi. Ah, siamo noi. La luce. Questa senza telecamera, questo con la telecamera. Ecco. Ehi, c'è qualcuno. C'è qualcuno che non, non voglio conoscerlo. Ciccio Bello. Ciccio Bello ha due volette. Ma anche no. Qualcuno ha rotto lo specchio, il vetro. 7 anni di sfiga. Mi sa che qualcuno ci ha sbattuto la testa. Poi c'era una batteria. Ma perché continui a sentire dei sibili? Cosa fai? Moonwalk, me lo spieghi? Certo. Ma magari se togli la cosa. Vabbè. Sono uno sprecone io. Uno sprecone? Perché voglio aprire questa che so cosa c'è dietro. Immagini, ma non puoi saperlo. Smettila di spoilerare. Non stiamo a spoilerare. No, tipo so cosa c'è. Lo fai. Non me l'aspettavo. Io dopo il porcellino ho qualcosa ho pensato. Salve a lei! Spero che non sia uno di quei. Dei porcellini. Sì, dei porcellini. Ciao bello, Ah no, che. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Un prete. Guard your life, son. Siamo sicuri. You have a calling. Beh, apostolo. Apostolo, Dio, chi cazzo. O è molto religioso o è un. O fa finta di essere un prete. È un prete. Cioè, sono morto da 3 anni, per cui c'ho le mosche che mi girano a cena. Ma scusa, la videocamera? Non me l'ha fregato. Strano.
Cioè, siamo dentro da 5 minuti, chi se ne frega di documentare? Fuggi dal manicomio! Fuggi dal manicomio! C'è la pure, c'è un'uscita, è un'uscita? Sì, c'è un'uscita, ma è sigillata! No, scusa, vorrei far notare... No, non è sigillata. Sì, è sigillata. No, cioè, è aperta quel cavolo di porta! No, c'ha dei cardini tipo giganti che... Ah, sono cardini! Anche il porcellino, anche il porcellino non passa. E guarda dov'è l'uscita, sono appena entrato, che bello, vero? Ma continuiamo. Qualcuno vuole un computer? Offro io. Scusi, mi fa controllare le notifiche di Facebook. Proclaim the ghost. Proclamiamo gli dei. Wow. Oh, Ave Maria. Posso controllare il canale? Devo caricare un video, mi scusi. Sì, si può fare, provi. No, non così si abbassa. È esagerato lei abbassarsi. Tipo tre quarti si può fare? No. Ecco così, perfetto. Ecco. E così si monti i video, vedi? E così poi li carichi. Su YouTube e poi pum! Caricato. Metto il caricato. Prosegue pure. Pensavo di... No, se vuole... Ah, ma prego! Io non guardo però. No, dai, guardo. Hai cambiato la batteria nuova, sprecone! Ma non so come. Questo accende l'infrarosso. Ah, ok. Documento. Quadrato. La X è quadrato. Mi scusi! No. Spenda gli infrarossi. Perfetto. Ciao. Vado di qua. Ma che belle persone. Ma che belle. Clyde Perry, Oliver, sì, Silks, Germain. Un po' tedeschi sono. Germain. Come faccio a quadrato per aprire le porte? Quadrato. E naturalmente no, Devo andare per forza dal brutto tizio, mi sembrava. Spegni il frarosso. Ah, perché c'è. Ok. Tira sulla telecamera. Spreca batteria. Alle convulsioni, amico mio, lei sta. Sì, alle convulsioni. Io so già di che aspettarmi in brutte. Cammina! Stia lì! Ma... Bella. Sta guardando Grande Fratello. Sì. Ah, la mia ombra sembra la TV. Cosa anzi mi va bene che hai visto quello sulla carrozzina che vabbè ci sta però. Dove devo andare? Di là. Ah, passo su trasgressivo. Sfondare no. Dentro la porta dei due. Beh, ce n'è una. No, ce ne sono due. Ma quella è l'uscita. E io vado all'uscita! Secondo te è aperta, vero? Aspetta, ti danno voce, bug del gioco e. Passiamo attraverso. Abbiamo già finito l'autovest con bug del gioco praticamente. Ce ne sarà qualcuno, Pianta di assimare! C'ho qualcosa! La chiave. Ok. Devo preoccuparmi, vero che ho raccolto qualcosa? Sì, probabile. Sì, di solito. L'elenco degli oggetti raccolti, chi se ne frega, mi fa. Penso che ora tu debba tornare indietro vicino all'ascensore, no? Io sono passato. O almeno torna indietro. Devi tornare indietro semplicemente. Ma io sono passato da qua. Sì, quelli che guardano. Il Grande Fratello in versione. Cioè, si può correre. Sì. Non correre mai ad auto. No, questo. Domanda. Questo ok. Sì. Chiudi la porta, chiudi la bagel. Ah! Vi lascio al vostro Grande Fratello GF. Te, scusi. Tu. Perfetto. No, ecco. Perché magari si. Lei è sempre la brutta. La bella persona morino, vero? Gesù, ti giù! Io non so perché me lo immaginavo. E mi ha ucciso. Ti ha un po' stuprato qua. Peccato che adesso è morto. Il palo del pesce! Il palo del pesce! Forse il palo del pesce. Vai prima che salti da sopra. Bravo, corri. Ti direi chiudi la porta, ma non c'è una porta. No, c'è la porta! Ma non si può chiudere? Non dare la porta! Bravo! Non è chiusa. In effetti è ancora un po' appoggiata.
è un po' aperta. E vabbè, fai niente, prosegui. Dove cosa c'è l'acqua sotto? Sangue. Ah, sangue! Non capisco. Croscio. Perché mi dici mai correre in auto? Cioè, se io devo scappare, scappo! Cioè. In effetti è in alien che non devi è correre. È controproducente. Ma rispondi a te sto cacchio di telefono, devo lavorare tutto, cioè non ho capito, guarda. Lavoro sempre. Questa qua è la perla. No. Ora lo è però. Ora lo è. Ma io non, non ti conviene andare giù. Non devi andare giù. Almeno. Perché dall'ultima mia esperienza che è su questo gioco ho fatto una brutta esperienza. Ciao! No! No, cioè. Sì, devi andare di là. Sì, da quel bel tizio. Ricordati, magari. Dove devi il movimento, tu devi andare. Già. Forse è meglio lasciare stare, magari stanno facendo i loro bisogni, stanno un po', No, girati. C'è un... Chiudere la porta. Chiudere sempre. Perfetto, così mi piace. Ora lavoriamo. Computer, PC portatile. Per sbloccare le porte, certo, io voglio... Dei? Hai visto? No, ho visto... Ciccio Bobo, auguri. Dov'è Ciccio Bobo? Ho visto che saliva. Io no. Io l'ho visto. Fantastico. Ah, ma posso andarmi? Posso staccarmi? Quello lì è Posso staccarmi? Mi scusi? Posso andare? Sì, può staccarsi. Ha tirato giù la corrente. Molto probabile. Signore... signore, vada... nasconditi nell'armadietto. Nasconditi, muoviti. Nasconditi. Dov'è? Vai. Molto bene, stia lì fino a che... guarda che tempismo. Stia qui per tutto il gioco. Stai fermo. No. Io sono molto come... Bel episodio però ragazzi. Beh, io però mi fermo qua. Inoltre, non pensate che il gatto dietro di me sia indubbiamente molto carino? Comunque, io però mi fermo qua. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento. Se vi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video di Atlas. Quindi, bella ragazzi. Vediamo. Boom. Perché non provi a risolvere questo problema? Ma perché chiama lui sempre? Questo diventa così e così è sbagliato, Bud. Devi svolgerlo così. Come funziona? Questo diventa così. Ma come? Se prendi questo poi... Ah, è troppo complicato. Russa, davvero. Ma Bud, si è messo a... Ah, sveglia, Bud.